benvenuti al nostro appuntamento settimanale con Farming Simulator 22 nella mappa Bayron e naturalmente nella fattoria dei fratelli Caponi. Hi everyone, welcome to our appointment of the week with Farming 22 with the format Fratelli Caponi. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous du matin avec Farming Simulator 22. Allora, vediamo un pochettino cosa c'è da fare. Allora, abbiamo qui, abbiamo piantato avena. E se non ricordo male frumento mi pare per le galline. Vediamo un po'. Ah, girasoli, ok, ok, 100% qua non ho capito perché è così. Allora andiamo un po'. Un po' di contratti, nessun contratto. Allora, Willa Cairo carissimo, buongiorno. Grazie. Diciamo che è un'azienda piccola. No, il cane perché mi ha seguito. Cicciuccio. Ah, perché ho premuto il tasto R, giusto. Vediamo un po'. Smetti di seguire. Ok. Allora, quindi mo, arrivato a sto punto, vediamo un po'. Ok, vediamo un po' se riesco a mettermi in un trattore. Che... Ah, ok, sì, si può fare. Sì, ma non è un granché, eh. Non sono un map designer. Qua mi sono attrezzato un pochettino l'area con l'area allevamento, quindi l'area produzione più in generale. Le mucche, le pecore con una serra grande, i maialozzi qua. Abbiamo le galline. Qui per il momento ho messo soltanto il bunker, questo qui, per metterci i residui corporei. Ah, ovviamente anche qui alle mucche. Quindi è il, chiamiamola una specie di silos. Qua sì, ho dovuto livellare. E poi ovviamente ho dovuto smussare un pochettino. Un bel po' di cose qua, perché è il punto che mi ha dato abbastanza problemi è qua, perché ho cercato di smussarlo quanto più possibile, proprio per renderlo più fluido quando si sale con i mezzi. Ale carissimo, Ale Asso, buongiorno e ben ritrovato carissimo. Arriva anche per te il famoso SO. Non so mai quando sei live, quando fai. Ah, allora, la replica. Le repliche sono di sera. Quindi quelle che vedi dopo le 21, quelle sono repliche. Ma tu se ci fai caso. Se guardi nell'angolino a destra c'è scritto replica e quindi te ne accorgi subito, oppure se invece dai un'occhiata alla barra laterale noterai che Double Logistica 1 e poi c'è una freccia che gira così, quella indica che è una replica, quindi diciamo che
Una volta che hai memorizzato queste due cose, poi dopo non ti confondi più, eh. Ma tranquillo, è capitato pure a me all'inizio, quindi figurati. Allora, vediamo un attimo le serie come siamo messi qua. Allora, se non ricordo male, una volta che diventi affiliato Twitch ti permette anche di fare le repliche. Quindi se non sei ancora diventato affiliato, non te lo permette ancora. Però mi pare che puoi ancora conservare, ovviamente, le dirette, queste cose qua. La visualizzazione, la media delle visualizzazioni. Devi guardare soprattutto quella. Se c'hai già la media delle visualizzazioni, che mi pare che era di 4, una cosa del genere, più i followers, allora sì, ma comunque ti avvisa automaticamente il sistema. Quando il tuo profilo idoneo ti avvisa, dice, ti arriva la notifica e quindi poi devi fare la, come si dice, la devi completare l'iter per poter puoi andare oltre. Allora, io qua devo vedere un attimo cosa c'ho. I contratti qua mi dice che non c'è niente. E quindi mo quasi quasi vado a dormire. Esatto, sì. Devi ricordarti però che devi fare, quando fai la dichiarazione, devi scriverlo che sei residente in Italia, quindi mi pare non Stati Uniti, e poi devi inserire il codice fiscale. Che mi pare, io ho trovato una guida su YouTube di un bravo YouTuber, quindi io ho seguito quella lì. Cacciotto, vieni. Ehi, com'è corre lento? Sembra fluttuare sto cacciottone qua. Aspetta un attimo, perché non mi aggiorno i contratti? Ah, scusate un attimo, mi sa che devo, lo facciamo così, salvo un attimo, mi sa che l'avvio in single player perché non mi va, non mi aggiorno i contratti. E comunque è probabile. Ora non ricordo bene il nome, però comunque ha fatto una bella, ha fatto una bella, un bel tutorial. Veramente fatto molto bene. Infatti io lì ho seguito passo passo e poi alla fine, dopo aver capito un po' di cose, perché all'inizio le segui, però ci sono alcuni passaggi da i quali praticamente devi prestare una grandissima attenzione. E poi dopo, fatto quello, poi dopo non hai più problemi, diciamo così. Ho fatto così con lui e mi sono trovato bene, non ho avuto difficoltà. Ui, ma qua oggi nessun contratto qua. Allora, e questo come stamattina? Se è così, arrivato a questo punto mi vado a vendere. Mi vado a vendere i pomodori qua. Allora, vediamo un attimo questo che periodo è. Allora, vediamo un po'. Orzo, aspetta. No, orzo no. Oh, caspiterina. Stamattina mi ha imballato. Perché non funziona? Ah,
Allora, vediamo un attimo loro come stanno. Relazione vista, ok. Erba sta. Ok. A posto. Allora, arrivato a questo punto, mo mi vado a vendere un attimo anche gli altri prodotti, così. Diciamo di sì, hanno apportato dei grandi miglioramenti dal punto di vista estetico, insomma, hanno fatto un bel po' di belle cosucce. Sì. Guarda, ora senti il suono della ghiaia quando cammino. Cosa che magari sul 19 c'era, però diciamo non era udibile in maniera così accentuata. Allora, io mo mi dovrei andare a vendere i pomodori. Vediamo un po' i pomodori. Dove li pagano bene, almeno inizia a recuperare qualcosa perché i contratti non me li fa fare. Quindi sto bloccato. Allora, pomodori. Allora, negozio Le Fermier. Le Fermier. Le Fermier, Le Fermier. Allora, 7,96 le vado a vendere là. Arrivato a sto punto. Inizia a recuperare qualcosina, visto che non so perché stamattina non mi fa aggiornare i contratti qua. Boh. Andiamo a prendere il trattoriello qua. Ok, ora mi devo spostare tutto. Tutto l'ambaradam qua. Sì, dal punto di vista. Ora ti faccio sentire anche come rotolano le ruote sulla. Questo che è cemento. Vabbè, diciamo che sulla ghiaia si sente molto di più il suono più realistico. Infatti, è stata la prima cosa che ho notato è stata proprio questa, cioè il fatto che. Quando ho iniziato a guidare sulla ghiaia si sentiva lo scricchiolare del sassolino sotto le ruote, quindi da questo punto di vista è fatto veramente molto molto bene. E stamattina non ho capito intanto perché mi ha imballato. Io se mi prendo anche questo non riesco a stargli a tutto. Allora Ale, diciamo che bisogna organizzarsi ovviamente tempo permettendo, per cui per esempio bisogna creare anche una specie di. Programma, ecco, diciamo così, del canale, per cui almeno così, sai, riesci anche ad organizzarti meglio. Per almeno sono io fatto così, per cui una volta stilata la programmazione poi non hai più problemi, perché sai che in un determinato giorno devi portare una determinata cosa, quindi diciamo è meno improvvisata, ecco, c'è una minore improvvisazione, però diciamo che c'è bisogno di un po' di tempo prima di riuscisse a organizzare. Allora qua devo livellare,
Qua mi sa che devo alzare un po'. Ai ai ai. Allora, vediamo un po'. Allora, progettazione. Allora, siccome qua c'è una pendenza troppo alta, questo dovrei provare a... Allora, questo devo livellarlo. Alziamo un po', smussiamo un po' e vediamo se così va meglio. Quindi questo qua devo livellarlo completamente, ok. Devo smussarlo più giù. Mamma mia, che orrore. Che orrore. Fatta proprio. Effettivamente è fatta proprio una mezza zuzza. Allora, livelliamo. Facciamo così. Allora, questo dobbiamo livellarlo ancora pure qua perché... Ok, teoricamente mo devo fare la salitina qua perché sicuramente si è creato il dislivello. Quindi, se non ricordo male, era crea pendenza verso il punto. Ok, quindi si fa imposta punto d'arrivo che è qui e poi è lui. Stessa cosa qua. In modo tale da non avere un punto sbilanciato. Diamo un'occhiatina. Allora, diciamo che qua è accettabile. Adesso mi devo smussare un po' questo punto qua. Anzi, questo mi sa che lo devo allungare ancora un altro poco. Eh sì. Ok, progettazione. Stavolta cambiamo forma, mettiamo quella quadrata. E iniziamo a livellare da qua. Allora, vediamo un po'. Punto di arrivo. Qua dobbiamo smussare, anzi qua, fammi vedere un attimo da vicino, ci dovrebbe essere abbastanza spazio per muoversi, quindi mo qua gli creo una salitina e lo rendo meno ripido. Allora, mamma mia, ci vuole una pazienza. Allora, il punto più alto è qua, quindi progettazione. Poi, questo, dopodiché crea pendenza verso il punto, lo mettiamo qua, mettiamo la forma quadrata, aumentiamo un po' e oh. No, questo che ha fatto è sceso, ci vuole una pazienza qua. Ma io guarda, asso, Ale, scusami, io qua pure per capire un pochettino come funzionava pure ci ho impiegato un bel po' di tempo, e non è che mo quello che vedi è il risultato, diciamo, di molti ma molti tentativi, ma prima io non è che ci sono riuscito a prima colpo. Diciamo che sarebbe stato bello, ma troppo facile. Allora, punto di arrivo e allora imposta punto di pendenza. Quindi imposta punto di arrivo che punto di arrivo di pendenza. Ok, quindi mo se faccio così, no. No, non va bene. Mi sa che lo devo portare ancora più fuori qua.
Dovrei avere spazio a sufficienza per fare questa cosa. Mo ci vuole una pazienza, Ale, vedi? Ci vuole proprio una pazienza quando di farsi i lavoretti qua, almeno per come li cerco di farli io. Perché bello e caro, però ci vuole un bel po' di pazienza. Insomma, ti faccio vedere una cosa, proprio perché questa è l'area in cui devo arrivarci con il muletto, devo essere in condizione che da qualsiasi punto arrivo. Oh, forse c'hai ragione. Vediamo un po'. Devo spianarla ancora un altro poco, mi sa. Ottimo però, eh. Vediamo un po', sì. Allora, questo me lo lascio un attimo qua. Allora, mo me la. Gli faccio un altro po' di sporgenza. Anzi, qui devo smussare sta facciata qua. Ok. Che ho visto che. Grande, grande. Ho visto che c'è sta parte qua. Che ora ti faccio vedere. Questa qui che è una. È troppo più. Cioè, è troppo appuntita. E infatti prima quando ho provato a salire con il muletto qua ho fatto un po' di capricci. Su queste cose qua sono abbastanza preciso. Ma io cerco di essere quanto più realistico possibile. Quindi qua devo smussare. Allora, smussa. Vediamo un po'. No, non ancora. Devo rilivellare di nuovo. E asso, vedi qua. È un po' complicato. Sarà molto esigente. Grazie. Sì, solitamente quando metti nei canali consigliati c'è un'impostazione che ti permette di ospitare automaticamente. Io li metto random, diciamo così, non in sequenza, ma li metto random in modo tale che la cosa avviene in maniera non. Diciamo non secondo un ordine tipo pseudo importanza o minore importanza, ma. In un ordine casuale, ecco. Allora, ma devo fare la rampetta qua in modo tale da permettermi di arrivare anche in questa direzione qua. Non so se si può spostare, se quel fatto là sia per se sia per cambiare l'ordine o se semplicemente è qualcosa, diciamo, che ti fa. Ah, beh, dipende sempre da te, insomma, da come le imposti, perché io l'ho impostata in casuale, diciamo così. Quindi non è che mi vado a stare sempre lo stesso, ma in teoria. Allora, com'era qua? Crea pendenza verso punto. Ed è qua. Imposta punto d'arrivo. Ok, quindi il punto d'arrivo è qua.
Stamattina mi sta facendo penare. Forse così la pendenza è accettabile. Diciamo che è appena accettabile. Ok, ora mi devo smussare un attimo a sta parte. Oh, ma ci vuole un po' di tempo per capire come utilizzare queste cose qua. Io pure io non è che subito l'ho capito. Sono andato nelle fake quello dove ti fa le domande e le risposte. Là ho trovato un sacco di. Fortunatamente sono riuscito a trovare un bel po' di risposte utili. E non sono stato nemmeno io da meno, eh. Ah, ci siamo quasi, Ale. Ci siamo quasi. E stamattina sto facendo il paesaggista qua. Qua ci diamo una smussata. Ecco qua, andiamo un po'. Fammi spostare un attimo questo. Ok, ci siamo quasi. Un po' di pazienza. Allora, qua si deve smussare. Ecco qua. Un po' sconnesso. No. Facciamo una prova. Ma mi sa che ora dovrebbe andare. Anche abbastanza bene. Sale in maniera molto più fluida rispetto a prima, quindi occappa. Ci metto pure un po' di erbetta qua attorno, così. Il pomidoro, le tomate, mamma mia, 500 litri, quindi qua carrellino piccolo, eh sì, l'autocaricante al momento non è ancora disponibile sul Motab, e siccome io sto cercando di portare le mappe in multiplayer, siccome alcune persone non possono scaricare le mod, o meglio, ci sono le mod, ma il problema è che il mod hub non è ancora stabile, quindi ti mette delle mod, però magari sono sperimentali, quindi se le vai a cercare dopo un mese, una settimana, ti spariscono. E allora è pure per questo che non ho messo mod esterne. Ecco, allora finché non escono sul mod hub ufficiale non mi conviene, perché altrimenti è inutile. Detto, se avessi dovuto fare da solo, allora sì, le avrei pure prese, però per quello che vorrei fare io non è proprio il massimo. Esatto, sì, infatti all'inizio ho avuto proprio di questi problemi qua, e allora poi ho deciso di lasciar perdere, perché non è proprio il massimo, specialmente quando vuoi interagire con le persone. È brutto, perché se te la giochi da solo, tanto vale che fai il single player,
Mentre invece, diciamo, lo faccio anche per non mettere in difficoltà magari chi non è praticamente molto ferrato su queste cose, allora evito. Su ETS parli del multiplayer? Sì, come dici tu. Non sono compatibili tutte le mod, questo sì. Però ho visto per esempio che il Turbo Star di Raf, per esempio, quello è compatibilissimo, quindi io penso proprio che, insomma, lo porterò in live. Ho provato finalmente. Oh, Raf, devo dire la verità, Raf fa dei modelli straordinari, è molto bravo e ha fatto un lavoro grandioso, ha fatto veramente un grande lavoro. Quello in realtà mi pare che c'è un modo per renderle compatibili, solo che c'è, mi pare di aver visto un video tutorial da qualche parte su YouTube. Qua si è rovinata la strada qua. Allora, mettiamo il quadrato qua. Lasciamo stare, fini che per vediamo, no, non va bene. Aspetta, non ho fatto guai. No. Ai ai ai. Eh sì, ho fatto mezzo pasticcio. Vediamo se riusciamo a recuperare. Allora, quasi quasi lo livello. Mannaggia. Ah, giusto. Lo facciamo scendere un po'. Ehi. Questo me lo fa scendere qua. Sciaga, vedo che va. Diciamo così. Ok, diciamo che ha fatto? No, chiobrobrio. Smussiamo, smussiamo. Si è creata una. Mamma mia, che ho combanato. Caccia combinata. Smussiamo un po' alla buona. Vabbè, tanto qua ci passerò qua. Ah, è giusto, questa stradina. Eh sì, questo aveva fatto un sentiero di passaggio. Allora, mo ci continuiamo qua. Ale, non so perché, ma stamattina non mi ha fatto. Non mi fa caricare i contratti qua. Boh. Questo è un bel carrellino, un bel muletto elettrico qua. Sto cercando di fare una mappa dei lavori secondari. Ah, scusami, devi sapere che qua, siccome arriva con un po' di ritardo, a volte mentre sto così concentrato. Ah, sì, ho i contratti, sì. Diciamo di sì. Qua solitamente escono i contratti, però oggi qua non capisco perché non escono. Sì, tipo se devi arare, devi fare l'aratura, devi trebbiare. Sì, i terzisti, come li chiamano faccio il terzista.
Insomma, ma forse saranno per rilasciare qualche aggiornamento, chissà, che mi sembra strano che fino a qualche giorno fa me lo voglio fare oggi, boh. Vabbè, tanto alla fine, tutto sommato, ci stiamo arrangiando. Pomodoro non accettate qui. E beh. Ah, perché l'avevo sollevato sul trigger qua, quindi il trigger era convinto che io volessi darle a lui i pomodori. Eh sì, mi sa che stanno proprio in vacanza. Sono andato a fare una bella vacanza nel paese della Zappaland. È la mappa che poi praticamente, non so se sei pratico di fare. Vabbè, è la Helen Grant, quindi la DLC Alpine per intenderci. Non so se te l'ho detto. Comunque, un amico streamer che si chiama la Zappa Storta mi ha fatto. Su quella mappa là mi ha fatto una bella farm spettacolare. E la farm quella lì la porto il fine settimana, perché diciamo durante la settimana, cioè, ci sono poche persone e mi sembrerebbe proprio un'offesa portarla, perché è fatta veramente bene, e mi sembrerebbe un'offesa portarla quando nessuno la può vedere, a meno diciamo il tempo che ci è impiegato per creare la mappa. Ecco, almeno gli facciamo anche un po' di pubblicità, magari potrebbe diventare un grande editor di mappe, insomma. Ha fatto un ottimo lavoro. E qua oggi ci siamo inventati le cose da fare qua. Meno male che c'è io stasera con i pomodori qua. Almeno così. Posso fare qualcosa. Ecco, un'altra cosa di Farming 22 rispetto al 19 è quello che è molto più lento, soprattutto nelle produzioni, per chi, ecco, come me non ha mai utilizzato la season, è molto più lento, per cui chi si approccia a questo gioco gli consiglio di organizzarsi bene, perché poi ci saranno dei periodi durante l'anno, tipo l'inverno, che non potrei fare niente, e quindi magari se c'è, che ne so, le mucche da badare, o le serre, ti permette di recuperare qualcosina anche a livello economico, oltre al fatto che ti fa fare un po' di lavoretti extra, e quindi è questione di organizzazione. Un po' di esperienza più o meno l'ho maturata anche su Ranch, che la maggior parte degli streamer l'hanno un po' abbandonata. Ma ci sono già le fabbriche, solo che su questa mappa qui non l'ho ancora messe in considerazione, diciamo, non le ho ancora installate. Qua, per esempio, questa farm qua è più basata su una piccola produzione, che però poi man mano che potrò iniziare ad acquistare le aziende che già ci sono, quindi il forno, il mulino, in modo tale che così non devo installarle fisicamente sulla mappa, perché comunque comunque alla fine le paghi, ecco, quindi meglio avere un paesaggio abbastanza pulito, magari ritagliarsi un'area per. E vabbè, no, ma è fatto bene, guarda, ti ho detto. Ho
fatto bene. Veramente fatto bene. Quest'anno, per esempio, sul 22 le uova producono un sacco di soldi. Infatti, mo ultimamente. Stamattina prima di venire in live mi sono andato a guardare l'ultimo video di Miticaccio che ha fatto con nonno Anselmo, non so se lo conosci. Eliza, buongiorno. Mitica Eliza. Come stai, carissima? Come ti senti? E ti dicevo che sta portando la serie che si chiama Nonno Anselmo e ha fatto una mega vendita di uova, ma ha guadagnato un sacco di dindini. Infatti, veramente, poi è bravo, mi dicaccio. È uno spasso. Non so se lo conosci, mi dicaccio, se vuoi puoi seguirlo. Mi dicaccio, però la finale non è la O, ma è lo 0. È bravo, insieme a Nick, a Nora 24, a Robimel 81, sono so veramente so spassosi, veramente sono spassosi. Allora, io qua veramo, pomodori qua. Allora, abbiamo detto negozio Le Fermi, ok, quindi però quasi quasi lo farei scorrere un po' il tempo, vediamo se. Io l'ho conosciuta insieme a Nick, che è Robimel 81, insomma, che su Farming 19. Poi ho scoperto anche che esisteva Twitch, e quindi ho detto quasi quasi. Cioè, quasi quasi, l'ho iniziato a seguire pure qua. Su Twitch, sono brave, veramente bravi. Poi hanno modo di fare molto molto soft. Nick, per esempio, lui è molto, è più un Nick insieme a Robimel sono due mattatori. Robimel, per esempio, fa dei sound alert, lui che è bravissimo. Ah, sta nel tuo gruppo Russian Fishing. Oh, streamer veramente in gamba, infatti quando ho preso spunto dai loro lavori, ovviamente l'ho sempre detto, anche per un fatto lavori, nel senso, ho preso spunto per fare qualcosa e l'ho messo in live. Ho fatto ovviamente di coerenza, ho detto che ho preso spunto da lì e ho fatto ovviamente pubblicità. Quindi no, no, io parlo di Nora. Eh beh, sì, no, io ho parlato anche degli altri, insomma. Sì, avevo capito che è Nora che tu, diciamo così, conosci da più tempo. Ok, Ale, grazie per essere passato in live. Poi quando fai il concerto me lo dici che ti venga ad ascoltare. Per chi non conoscesse Ale Asso, Aegra, ecco, vi invito a passare nel suo canale, vi invito soprattutto a seguirlo perché ha una voce che è molto 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 simile a un bravissimo cantautore italiano. Non vi dico di chi. Se siete curiosi, entrate nel canale di Ae Asso e la Gia. Mi faccio un altro, gli faccio il suo, così entrate nel canale e gli lasciate un bel follow e poi mi direte che ho ragione.
un attimo, so, mi sa che ho sbagliato a copiare il... Ehi, sì. Ecco qua, vediamo un po'. L'ha preso il comando? Perché non lo prende? Ah, a posto, K. Ecco qua. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I piani bio. I piani bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Eccoci qua, abbiamo fatto anche lo spot per l'amico I piani gaming. I piani. C'è un'azienda biologica di prodotti biologici 100% bio italiano e quindi io ho fatto un po' di spot, io ho creato questo spot pubblicitario radiofonico con la speranza che magari possa portargli tanta tanta fortuna e possa ingrandire la sua azienda. E allora, caro Ale, grazie ancora per essere passato nel canale. Ti auguro una buona continuazione di giornata, buona carica batteria e io oggi pomeriggio dalle 15:30 fino alle 17:30 sono in Lives. Con Ranch Simulator, quindi se ti riesce fa un saltino, altrimenti ci becchiamo da te. Ciao, aiuto, stato buono. 1 abbraccione, caro Elijah. Come la va? Come dice il mitico Staffelli. Come ti senti? Anche se te l'ho chiesto un'altra volta, aspetta un attimo che mi vada a rileggere la risposta. Che spero che tu ti sia ripreso un pochettino. Beh, dopo il divertimento di ieri sera. Vendi, vendi, vendi. Oh, 2000 euro. Sembra meglio di niente. Oggi abbiamo fatto un po' di modellamento, abbiamo portato alcune piccole modifiche all'area intorno alle serre perché era diventato molto molto problematico caricare e scaricare i pallet che al momento, visto che siamo non possiamo portare avanti i contratti, allora stiamo arrangiando un pochettino. Sono alle prese con i progetti grafici, fidel de no. Ma per caso, aspetta, vediamo un attimo. Per caso parli di lui? Se meno male che Maurizio c'è, papazzum, bezzum, bezzum, Maurizio c'è, bezzum, bezzum, Maurizio c'è, bezzum, Maurizio Max, bezzum. Ho capito qualcosa, forse è fuori tema, diciamo così. Mi sa che è proprio il classico fuori tema, mi sa questo qua. Ah, meno male. Almeno così, dai. Oh, però ultimamente mi sembra che
Dai, per fare che si sia un pochettino più ammorbidito, diciamo così. Ah, ok. Stai facendo. Ah, esercitazione per il corso. Ma fai grafica, quindi stai facendo. Grafica pubblicitaria. La nostra Eliza è molto molto brava. Ci vai sulla fiducia? Sì, è bravissimo. Ah, però. Bella, bella complicatuccia, eh? Vaccinazione dei libri qua. La preparazione delle copertine, la foto con le scritte, mamma mia. Una volta ho provato a fare una specie di impaginazione di uno pseudo libro per volevo fare uno scherzo ad un amico, però non ci sono riuscito. Ho visto che è bello complicatuccio, ma complicato assai, sai, eh. Ma notate che bella complication. Allora, questo quasi quasi. Lo parcheggio un attimo qua. Ci ho provato e infatti ci vuole anche parecchia fantasia. Io ho un bravissimo amico che è un bravissimo tipografo e lui pure lui è così. Bisogna essere portati per questo tipo di lavori o di questo genere di arte. Che l'arte, la grafica è un'arte, un po' come la fotografia e tante altre cose che poi vengono sminuite. Musica, tutte queste cose qua. Quindi non sempre vengono apprezzate proprio al Max o al Maurizio Max. Ci ho provato giusto giusto mezza volta, quella mezza volta, poi dopo ho detto non è arte per me. E mi sono fatto da parte, detto no. Non va bene. Beh, era una cosa scherzosa per il compleanno di un amico. Non ci sono riuscito. Allora, vediamo un po' qua. Oh, però se queste patate sono pronte. No, queste che è? Barbabietole, in fase di crescita. Ui, ma non trovo niente qua. Che mi compri il campo, arrivato a sto punto. Mese di giugno. Mese di giugno. Ma mi faccio un giro. Vediamo un po' se nei campi qua attorno c'è qualcosa da coltivare. Anzi, da prendere così. Vediamo un attimo però che cosa si coltiva. Orzo. Andiamo a cercare, vediamo se c'è qualche campo. Piantata d'orzo. Allora, ecco qua. Togli questo. Allora, campo orzo, il 12, poi il 45. Ah, ok. Allora, vediamo un po' se c'è tutto. Guarda, ti capisco fin troppo bene perché pure io quando ho dovuto fare dei lavori con Photoshop che richiedevano veramente una grande pazienza. Ogni tanto pure io andavo leggermente fuori di testa. Ma diversi da loro? Sono fuori di testa? Oh, tutti in crescita qua. Oh, mamma mia. Perché erano cose parecchio particolari.
E siccome era per un'occasione particolare, allora diciamo che ho cercato di farlo ancora meglio. Che già normalmente sono molto pignolo su queste cose. Poi era un'occasione particolare, quindi ho detto quasi quasi. Mi ci metto di impegno e che ci è voluto, cara. Cara Elisa, ehi, Fuffi, Rufus, Fuffis, questo mo sbuca all'improvviso, guarda. Guarda, dove sta? Guarda il cacciotto, sembra fluttuare. Guarda, ma corre il rallentatore. Facciamo un po' di coccole prima di farlo mangiare. Allora, com'è che si fa? Ah, R. Fuffi, qui qua ci stanno le crocchette, Fuffi. Io faccio passare sto mese qua, mi sa che l'ho fatto già mangiare. Facciamo passare sto mese e vediamo se riusciamo a raccogliere qualcosa. Cose da pazzi in questo manicomio, diceva Totò. Allora, vediamo un po'. Vediamo cosa si può raccogliere. Allora, avena. Ah, forse l'avena. Vai, abbiamo l'avena bella e pronta. Avena e. Allora, la colza no. Gira solo il mese prossimo. Allora. L'avena ce l'abbiamo qua. In design. E io programmi così. Io col Photoshop ci faccio più o meno tutto. Però ovviamente faccio le cose semplici semplici. Non faccio cose. I fotoritocchi, queste cose qua. Non è arte mia. Allora. Avena. Ok. Allora, avena. Perfetto, io direi quasi quasi, siccome abbiamo raccolto qualche soldino, inizierei a compriamo il mulino. Mulino per grano, ya! Yeah. Iniziamo ad acquistare la nostra prima azienda, la nostra prima produzione. Ok, quindi avena. Andiamo un attimo al mulino per grano che si trova qua. Allora, dove che sta l'ingresso? Wee Drift, buongiorno carissimo. Come stai carissimo? Benvenuto nella Lives KK. Qua stamattina stiamo per fare il primo acquisto qua sulla mappa qua su questa mappa. Allora, un attimo solo. Eccoci qua. Allora. Allora, produzioni. Che ho fatto? Me ne sono uscito. Scia miseria. Allora, quanto mi costa il mulino? Dove sta? Ah, vai a fare il turno. OK. Allora, il nostro primo acquisto. Abbiamo speso i nostri primi 96.000. Ah, qua si vede. Allora, farina di avena. Infatti, sì, avena produce molto di più. Disattiva, disattiva per il momento. Ok. Inizieremo le nostre prime produzioni. E voi siete
E voi sarete ovviamente, diciamo così, testimoni di questa prima azienda qua, insomma, il primo acquisto che abbiamo fatto stamattina. Abbiamo fatto, per chi si fosse perso, diciamo, la prima parte, non vi siete persi nulla di che nella prima parte della live. Ho migliorato un pochettino il livellamento del terreno vicino alle serre. E poi ho venduto i pomodori, 2000 euro giusto giusto recuperati, e mo iniziamo la produzione. La mitica Eliza ci onora sempre della sua presenza. In questo momento ci sta ascoltando, ma sta un bel po' impegnato, quindi non ci può rispondere. Dispiegamento. Allora, qua mi pare che ce l'ho l'imballatrice. Sì. Quindi mo mi faccio le balle di se mi produce. Paglia mi pare di no. Lavina mi pare che non produce la paglia. Oh via, la nostra prima coltura ufficiale. Ah, buono. Stiamo raccogliendo anche un po' di pagliuzza. Ci siamo, ragazzuoli. Però finalmente iniziamo a produrre qualcosina. Ho optato di acquistare le fabbriche, già fabbriche, le produzioni già presenti sulla mappa per evitare di deturpare troppo il paesaggio, e poi ovviamente perché sicuramente non le venderò, perché una volta investito ovviamente non è che poi si possa andare, oh, voilà, andarci così superficialmente, ma bisogna recuperare le spese, e quindi poi questo ci permetterà, come oggi nel caso in cui non ci sono contratti, ci permetterà di espanderci anche un pochettino, iniziando a recuperare magari later, come dicono quelli che parlano bene, i costi d'acquisto, e quindi ci andremo a ripagare un po' di cose. Ne vedremo delle belle. Qua ci sono sbucate pure i sassi. Ah, ecco cosa devo fare. Devo mettere anche il macchinario per produrre la calce viva. Devo trovare un punto. E poi iniziamo a autoprodurre la calceviva. Drift, drift. Ovviamente vi invito, come sempre, per voi che state guardando questo video in diretta e anche voi che state guardando questo video in replica su Twitch e su YouTube, vi invito a passare nel canale di canale di Eliza e di Drift3131, a lasciare un bel follow al loro canale, soprattutto per Eliza, così potremo incoraggiarla e vederla finalmente in lives. Ashan, un angolo di sterzata molto ampio, sta trip, è abbastanza grossicella, come si dice da queste parti, tacco di ste parti.
questo, potreste quello. Oh no, Eliza, che dici? Poi non ti preoccupare, poi col tuo babbo vediamo di farti diventare più famoso, perché secondo me, no, il tuo babbo pensa che dice quello, mo Eliza, se inizi a fare le live, poi diventa più famoso di me. Diventa più famoso del super ministro DJ Maurizio Max. E allora lui giustamente dice com'è? La leva supera il maestro. E allora dice, non vabbè, ma non ti preoccupare che con l'hashtag live for Eliza, anche per questo al nuovo hashtag ti faremo diventare la streamer più famosa del globo o del monte. Che dici, ce la faremo? Riusciremo in questa grande impresa? Qua mi sa che devo vedere quello che devo seminare dopo, così mi ritrovo già un'altra produzione. E vabbè, Zappa ti ha regalato la Zappa storta, ti ha regalato ETS, quindi già lui, già il tuo babbo già ha visto, no? E quindi Cucutete. Dicevo che il tuo babbo comunque ha visto già che comunque sei brava, sei portata, e quindi magari avendo pure, trovandosi un po', come dire, un po' intimidito, se si può dire così, dal regalo, anzi influenzato, ecco, dal regalo che ha fatto la Zappa, e quindi dice vabbè, mo che faccio? Le hanno regalato il gioco, mo non la faccio streamare, e mi sembra poco giusto. Allora quello piano 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 ti dà le redini e tu poi fai il caffettino, così dici babbo, questo è il caffè per il babbo migliore del mondo, quello lo si scioglie, cose, dice vabbè Liza, fai la live. Mi raccomando, babbo migliore del mondo, anzi di tutto l'universo, perché così lui, no, si scioglie ancora di più. Fa venire qua, cuore papà, anzi cuore di babbo. Ah, tu dici che poi dopo si inizia a pavoneggiare, e vabbè. Almeno si scioglie un pochettino, dice vabbè, la Eliza, non posso deludere la Eliza. Eliza, oh yes, oh yes. Cara Eliza, questo sound alert aspetta te la prossima, sei tu. Il prossimo sound alert sarà dedicato a tua. La dedica e vediamo un po' cosa ne verrà fuori. Oh. Sarà divertente, chissà. O sarà ultra divertente. O potrebbe essere anche qualcosa a tuo favore. Ninzo. Sicuramente qualcosa di caruccio, di divertente, sicuramente.
Anzi, quasi quasi, quasi quasi. Fatto il Papagallation. Io quasi quasi farei così per farlo sciogliere ancora di più. Se meno male che Maurizio c'è, papà, Maurizio c'è, Maurizio c'è, Maurizio Max, Così può darsi che dopo tutto il discorso che abbiamo fatto, sente il suo inno e si scioglie e dice: "Oh, Elisa, da super VIP subito, Lives, in Lives subitissimo." E zumbe zumbe è simpatico quello, e zumbe zumbe. Così lui quando sente pure sta musichetta si gasa, no? E allora dice: "Sì, Elisa, devi fare la Lives subito, subito, subito." Alle pendici del Monte Cucco nasce la società Agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Ui, Drift, grazie. Se aspetti 30 secondi lo puoi far risuonare un'altra volta perché ha un ciclo di diciamo così, di pausa un po' lungo. Proprio per evitare di accavallare sound alert. I comandi sono quelli là che è anche il canale della zappa storta, quindi oh, caro spiderina schiacciata qua. Quindi potete utilizzare tranquillamente il comando punto esclamativo I piani per far suonare sound alert dell'azienda bio, azienda agricola bio al 100% I piani, così come punto esclamativo la zappa storta, punto esclamativo Lady Chiara, tutto attaccato. Sono i jingle di alcuni canali amici che ho prodotto, diciamo così, e prossimamente anche per Eliza arriverà il suo primo sound alert. In un ranch ridere ci fai, oh lady, lady, lady Chiara, anche col trattore non devi mai, oh lady, 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 oh lady, lady, lady Chiara, oh lady, 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 oh lady, 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 lady.
Error 404. Andiamo bene, andiamo. Eh sì. Dai che ci siamo quasi, andiamo finalmente a scaricare nella nostra prima azienda acquistata su questa mappa, che è il mulino per grano, già presente sulla mappa, e quindi non avremo nemmeno il problema di dover andare a modificare qualche campo, anche perché al momento i campi mi servono più per le produzioni che per metterci le aziende. Quindi per il momento ci andiamo a usufruiamo delle aziende già presenti sul posto e iniziamo a produrre un po' di cose. So now I will we will produce any product because I bought any industries here on this map, and so now we will try to earn money, and our job will be not it will be a harder job. We will not annoy anymore. Et alors je disais que j'ai acheté le four ici sur la map. J'ai décidé de ne pas le mettre sur un champ pour ne pas déturper le paysage. Donc nous allons commencer depuis ce matin. Depuis aujourd'hui, nous allons commencer à produire nos produits. Et, pardonne-moi le jeu de mots, et puis donc on va officiellement faire les choses sérieusement. Ouh là là. Andiamo a scaricare in mezzo qua. Ora dobbiamo, come dice Macho King, dobbiamo lavorare come le bestriche. Quindi raccogliamo la paglia e vediamo subito la prossima coltura. Magari seminare qualcosa che non ci vuole troppo tempo per farla crescere. Vuoi prendere il muretto? Per un pelo. Abbiamo anche il nostro giacchettone qua, il nostro check, che il cane che ho adottato. Che è diventato il padrone dei campi qua. Mi faccio due coccolucci. È un coccolone questo qua, vi faccio vedere. Check. Ehi, guarda qua. Gli piace il grattino. Adesso però spostiamo i mezzi qua. Aspetta un momento, non mica. Gli ho messo il comando segui.
Fammi vedere. Ok. Ecco però. Se è un fringuellone. Ma tu guarda questo dove deve passare, non lo so. Ecco qua, guarda. Cioè, ma tu? Io non lo so, io. No, ya, cioè, veramente. Vai. Aspetta, facciamo così. Seguire. Vieni. Vieni, fringuellone, vieni. Vieni. Vieni vicino alla casa qua. Bravo. No, questo. Hai visto quelle. Il controllo qualità. Allora, mo facciamo così. Ecco, bravo. Mangio qua. E nel frattempo mi vado a sistemare i mezzi, altrimenti quello. Ora lui in realtà voleva salire in cabina, solo che purtroppo lo spazio non c'è. Oui, Tiv carissimo. Buondì. Bonjour a toi. Comment ça va, Tiv? Bonjour. Bonjour. Oggi siamo belli canterini. Allora. Chi c'è? Abbiamo detto Tiv. Eccolo qua. Allora, ci siamo. Eccolo qua. Eccoci qua. Che altro abbiamo? Eccoci qua. Oh, ottimo motivo. Allora vai in pausa pranzo? O hai finito proprio la giornata lavorativa? Ci allarghiamo e speriamo di non. Ok, si sta raddrizzando il carrello dietro. Anzi, vede gli specchietti, ma andiamo un po' alla cieca. Ok, allora adesso andiamo a scaricare. Vediamo un attimo nel silos che ci sta. Allora. Ah, vabbè, allora, diciamo, stai quasi a riposo. Buono. Allora, abbiamo frumento, insilata, no, fino, erba, ok, cioè abbiamo la razione mista, semi di soia, vediamo un attimo nelle produzioni. Soia, ma si fa qualcosa con la soia? Farina mi sembra. Andiamo a vedere al mulino qua. Andiamo a scaricare. Fare scarication telefono al supermercato.
Qua le macchine fanno paura, Tiff, non so se mi ci hai mai fatto caso. Qua pensa che su questo tratto di strada qua, nella partita di Cayman, underscore, una volta una macchina, lui è uscito con il trattore, con il rimorchio super pesante, altra vina qua, oh là là. E dicevo, che è uscito col trattore, praticamente sta macchina è arrivata sotto, boom, l'ha buttata in aria e l'ha fatta ribaltare. Ah, ha fatto morire da ridere. Io stavo guardando la sua live e sono riuscito a fargli anche una clip, ma è stato qualcosa di molto comico. Veramente molto molto comico. Allora, primo scarico al mulino. Allora, io direi di ridurre un po' il tempo, perché altrimenti qua. Rischio di perdermi qualche passaggio. Quanto mi prenderà a produrre la... Ah, la porta sta lì qua. Allora, frumento, farina. Allora, avena. Ah, sorgo. Ok. Quindi questo qua, perfetto, già sta in produzione. Per il momento facciamo immagazzinamento. Ok, allora, ci andiamo subito subito a preparare. Il campo. Tim, sai, non è tutti torti. Ora che mi ci fai pensare. Là sì, erano leggermente meno veloci. E poi la cosa bella è che qua vedi le due cavalle sfrecciare come se fossero la famosissima Fiat Uno Turbo IE, turbo iniezione elettronica. A meno che hanno elaborato i motori qua e quindi ci fanno questi scherzetti e quindi magari sono delle custom car, no? Quelle lì che ti fai costruire, che ne so, sul telaio di una Ferrari, cioè il motore di una Ferrari, e per prendere in giro qualcuno ti fai mettere la carrozzeria, quella lì tipo la due cavalli, o queste macchine meno veloci, detta una Ferrari, ecco. È rosso, guarda, guarda com'è veloce. Sembra di essere sul circuito di Formula 1. Oh, sono usciti i primi contratti. Mo. Mietitura. Ecco qua. Allora, campo 36 è proprio questo qua a fianco. Ottimo. Allora, ora mi vado a prendere la trip. Ma iniziamo. Finalmente si sono sbloccati i contratti qua, non se ne poteva più. Qua, se non mi sbaglio, posso anche collezionare anche la paglia. Quindi, oppala. Ecco qua. Casa e boutique, come si dice dalle mie parti. Eccoci qua. Si parte. Ovviamente sono anche in attesa di ritrovare su ModHub le lame, quelle lì che si piegano, che pare che era la Cressoni.
lame della Cressoni che erano e sono molto comode perché non ingombrano molto spazio. Una volta che le hai piegate su se stesse, poi la lunghezza si dimezza. Allora, detto leciate de fermier. Ok. Leciaton de fermier. E vediamo di recuperare anche un po' di paglie da qua. Oppala. Ci facciamo due ballette. Ovviamente per questa, per poter recuperare la paia da un campo di un durante un contratto, ecco, c'è proprio una mod che permette di raccogliere. Oh, ma scusa, 36 non è questo. Ah, non ho fatto accetta contratto, ecco, mo' accettato. Ecco qua. Tanta pagliuzza. Tanta paglia ci torna utile. Dovrei avere tutto il necessario per trasportare le balle di paglia in farm. Diciamo che è più semplice creare le balle perché rispetto a portarle con il carrellino, un po' più monotono, ci vuole un po' più di tempo. Qua almeno facciamo le balle da 180 cm e le utilizzeremo poi per riempire la stalla con la paglia e la lettiera. Ops, ho fatto un bel cumulo qua. Andiamo sopra i monti del Tirolo. C'è qualcuno in chat che vuole digitare il comando punto esclamativo i piani? Grazie. Su questo campo ci sono un sacco di sassi. Oppure, se non ricordo male, pare che li avevo tolti. Boh, pare strano. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Grande Elisa, grazie, grazie per il grandissimo supporto. Applausi per te e ovviamente per il nostro
per la nostra, per l'azienda italiana, che fra l'altro è situata in Umbria, azienda bio al 100% italiana, e quindi garanzia di prodotti di qualità e, come dice anche lo spot, adatto anche ai più piccoli per lo svezzamento. Anche per te, Lisa, dai. Per il tuo grande aiuto, il tuo grande supporto. Come sta procedendo con la tua composizione, Elisa? Dimmi un po'. Prima hai detto che era un po' così, un po' difficilotta. Adesso com'è? Scrivi, scrivi. Scrivi, scrivi. Può parlare. Abbiamo fatto suonare un altro jingle di un altro canale amico, un altro bravissimo streamer che si chiama Whopparunner. Whopparunner, mo sbaglio, quindi me lo vado a rivedere. Whopparunner 70, 71, ecco, 71. Whopparunner 71, tutto attaccato, come direbbe Totò nella famosissima lettera alla ballerina fidanzata del nipote Gianni. Veniamo noi a dirvi una parola, tutto attaccato. Ottimo, e dimmi un po' qual è questa alternativa, almeno se è qualcosa la provo pure io. Ah, ci voleva un po' di acqua fresca, fresca, fresca. Fresca fresca zi Francesca, cavolo cavolo o zi Pascal. Traduzione: fresca fresca come zia Francesca, è una rima. Poi caldo caldo come zio Pasquale. Però in italiano, in questo caso qui, non c'è l'assonanza, e quindi diciamo che non c'è la rima baciata. Sta scrivendo, sta impaginando il suo libro, Tiv. Sta scrivendo il suo libro che è intitolato La mia prima live su Twitch. Sottotitolo: storia di una streamer che ha dovuto ha dovuto lottare per essere la prima farmer italiana con il più alto è lunga con il più alto numero di visualizzazioni e di followers. Wow. Fammi fare attenzione, altrimenti lascio la scritta I love you qua sul campo. Beh, questo è il campo del vicino, però ora ci facciamo un'altra volta più indietro, andiamo a recuperare un camion. La capienza del camion dovrebbe essere una sessantina di migliaia di litri.
Però io arrivo a questo punto, siccome mi può servire la farina, io mo vado a prendere il trattore, eccolo qua. Anzi, piglio quest'altro qua. Sì. E mi vado a modificare il cassone, così gli metto la capacità di 12.000 litri. E se mi avanza qualcosina, lo vado a mettere nel mulino per grano e continuiamo a produrre un po' di farina. Eliza, quella il sottotitolo è lungo perché, diciamo così, bisogna dare lo spunto, no? Per capire poi cosa accade a questo personaggio mitologico. Allora, come decorazione, ecco qua. Mettiamo le ruote larghe. No, aspetta un po'. Ah, standard, vabbè. Ecco qua. Così, se ci avanza un po' di raccolto, lo andiamo anche a mettere subito subito nel molino. È vero che dobbiamo fare un po' più di passaggi, però diciamo che andiamo a recuperare. Abbiamo comprato l'azienda e quindi mo dobbiamo ottimizzare un po'. Dobbiamo iniziare a produrre. Oppala, eccoci qua. Ok, 10.500 litri è un'ottima capienza, non è male. Eliza, ma tanto tu diventerai la streamer più famosa di Twitch, quindi il sottotitolo è per questo che è lungo. Pensa che è diventata il primo canale che l'ha promossa moderatrice è stato proprio questo canale qua, ragazzi. E noi qua abbiamo il primato, voglio dire, un giorno potremmo dire Eliza l'ho scoperta io, anzi l'abbiamo scoperta noi. Dice, il talento suo era un talento nascosto. Un talento nascosto dietro a un monitor che non riusciva ad accendere, ma che un giorno, quando ha preso tastiera, mouse e case, è diventata la regina di farming su Twitch. Con 3 miliardi di followers, 12 miliardi di visualizzazioni sui suoi video. E diventerà streamer dell'anno 2014 e guadagnerà 750 miliardi al giorno. Dite che è troppo poco, effettivamente c'avete ragione. No, vabbè, 750 miliardi al giorno proprio no, un triliardo, una cosuccia così. Una cosa di poco conto. Spiccioletti. Demo istrattino basso ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Grazie Demois, benvenuto nel canale, benvenuto in live e grazie per il follow.
In questo momento con noi c'è la Super Vips Eliza, c'è Alias Alegracia, un nickname semplice da pronunciare. Poi ci sono anche altre persone nella Lives, quindi benvenuto e ancora grazie per il follow. È un nickname, guarda, hai ragione, As, effettivamente è semplicissimo. E quindi giustamente diciamo che più o meno sarà un po' smemorandum, smemorandis, de cussibus, bus. Allora, vediamo un po', un attimo solo. Non riesco a fargli so, quindi probabilmente, non so perché, ma qua il server non me lo fa visualizzare, ma nemmeno in chat me lo dà. Comunque, grazie per il follow. Demois. È un amico di Babbo. A volte capita che sono gli amici di Fern che passano nel canale. Che Fernbus 08 è un altro carissimo amico streamer che ha dato veramente una grande mano a questo canale. Poi faccio anche un po' di pubblicità pure. A proposito, mi sono scordato di far suonare il sound alert del mitico Fernbus. Mi ero completamente scordato. Eccolo qua. Fernbus quando guidi l'autobus ti ci fa ti sconfisciata le risate come sai fatto che tu sei Fernbus. Ah, è vero, sì, ce lo so io. Il mitico Alvaro Vitali nei panni di Pierino, mamma mia, che personaggio. Mi sa che è uscito. Ci sei? Forse è timido e quindi non si fa sentire in chat. E facciamo due soldini e facciamo la farina e l'Elisa dove sto? E se lei vende il libro divento una grande scrittrice e l'Elisa dove vo? Aleasso, un nome è una garanzia. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Ah, Elisa, quindi non è il tuo sto libro. Hai ragione, forse tu lo stai facendo la prefazione. Che cosa fai con questo libro? Com'è, non è tu questo libro? Ale, ti ringrazio, ma non ti preoccupare, magari
Può darsi pure che troverò l'ispirazione e farò anche il jingle per il tuo canale. Forse una mezza idea ce l'avrei. Però poi la devo rielaborare bene. Ah, Elisa, quindi tu praticamente stai facendo la maestra per l'editore. E allora, Elisa, mi sa che tutte le mie stroppole, tutte queste gaffes, come dicono quelli che parlano bene il francese, secondo me si sta facendo una bella panza di risatine. Ah, PTF. Quindi stai utilizzando Adobe Acrobat, che non è il reader, ma è quello là. Credo di aver capito che ti permette di, sì, di modificare. Dovrebbe essere. O in alternativa, se è stato creato con un altro tipo di PDF, un altro brand, puoi modificarlo. Perché Ale, vedi che praticamente ad Eliza tu non lo vedi, io in realtà la sto monitorando dalla sfera magica. E praticamente lei in questo momento c'ha tutti i capelli così dritti, drizzati come se avesse preso praticamente, avesse messo i capelli all'umido. Pensa che la Elisa, poi tra l'altro, anzi la Elisa, chiedo scusa, fra l'altro sta anche da ieri sera, credo, forse da qualche giorno che sta facendo questa cosa qua. E immagino, no, che ha trovato tanti di quegli errori, anche magari di posizione interlinea, puntatura, tutte queste cose qua, no? E se praticamente dice, guarda questi, ma non sanno nemmeno metterlo una mezza interlinea sotto o un'interlinea sopra. E quindi lei giustamente dice, ma com'è? Ho già fatto come loro, ho già consegnato la bozza. Ah, ok. Ale, devi sapere che Eliza, se noi la facciamo crescere e quindi se aumentano i followers, ovviamente lei di conseguenza dice non posso deludere i followers e quindi inizierà a venire anche lei in lives. Quindi è tutta una strategia. Più persone vanno a seguire questo canale, lei più, diciamo, in maniera più soft, più fluida, più invogliata verrà a fare le lives. Quindi mi raccomando, passate da Eliza, lasciate un bel follow e nel frattempo mi vado a fare la prima consegna. Allora abbiamo detto le jardin des familles, des formes alors on va au restaurant du jardin des familles. Perfetto, abbiamo raggiunto anche il peso massimo e quindi il peso massimo consentito per far sì che possa essere un pochettino più realistica possibile. Le jardin des fermiers. Accendiamo i lampeggianti, le clignotte. Per un bello mi ha sfiorato quella macchina, mamma mia. Eliza è un mito, è un personaggio mitologico. È un misto fra un computer, un
e Wonder Woman. Un computer di altissima fascia. Con un processore e una scheda grafica che ancora devono inventare. È un prototipo. Qua, se non mi sbaglio, le mongolfiere sì, sono dinamiche. Non so se si nota. Maestra, noi stiamo facendo i bravi, eh? La maestra Eliza. Fate i bravi, altrimenti vi mette due sul registro. E se in coppia prendiamo un 2, facciamo il 22, visto che ci troviamo, e ci scriviamo farming a fianco. Andiamo alle jardin, nous allons chez le jardin du fermier e on va décharger de la veine. On va laisser la veine là-bas et on va continuer à travailler sur le champ. Voulez-vous danser, forse era quella la canzone dei ricchi e poveri. Voulez-vous danser? Questa musica. L'hai vu danser? Un petit peu. Voulez-vous danser un petit peu? Et je sais pas danser, donc je peux pas le faire. J'espère que vous êtes beaucoup plus bravo que moi. Vediamo se avanza. Sta avanzando. Credo di sì. 30, ok, perfetto. Meglio scaricare con questo piccolo, perché tutto ciò che avanza. E se dovesse avanzare? Ah, 15% appena. Oh mamma mia. Ah. Ma a proposito di personaggi, diciamo che non parlano particolarmente bene le lingue straniere, ora diciamo che non è che abbia una cultura linguistica straniera particolarmente bella forgiata, bella robusta, però c'è un video su YouTube di un cantante, di un tastierista che canta Another Brick in the Wall, però in un inglese, diciamo così, un po' particolare, che sembra un po' più un inglese magari di periferia. Non so se l'avete mai visto, è un tipo, diciamo, di corporatura magra e c'ha gli occhiali, che canta Another Brick in the Wall e fa le canzoni in inglese, le fa un po' alla sua maniera, ed è spassoso, è divertente. E quindi diciamo che nessuno è perfetto, per cui alla fine neanche il mio italiano, il mio a volte
insomma, non è sempre correttissimo. Correttissimo non è. Che versione di Photoshop c'hai tu? Steve, io utilizzo il Photoshop CS4 e poi c'ho una vecchissima versione di Photoshop che Adobe Photoshop 2.0. Aspetta, com'è che si chiama? Devo dire, dovrei avere il disco da qualche parte qua. Dovrebbe essere una versione light di Photoshop, minimal, e io con quello lì ci ho fatto un bel po' di cosucce. Ah, Elisa, ti devi impegnare di più. Bravo, Photoshop Element, bravo. Bravo, bravo, esatto. Che era versione 2, una cosa del genere. Comunque era vecchiotta. Ti parlo di una delle prime versioni. Non so se era. Mi uscì nel modem, non router, modem analogico 56K, che l'ho acquistato nel 96, credo. 96, 97, insomma, in quel periodo là. Però sai, Eliza, è strano perché almeno, diciamo, forse io per esempio, solitamente se non imparo ad utilizzare un programma, io non riesco ad utilizzarlo, quindi il fatto che lo hai, tu lo abbia usato, almeno forse un piccolo residuo di memoria ci sarà. Poi sicuramente l'avrai scritto in maniera ironica, questo sì. Però effettivamente diciamo che in teoria uno più fa pratica su determinati software, più poi acquisisce padronanza. Aia, vabbè. Poi diciamo quando uno c'ha tempo e magari lo fa in maniera più con calma, effettivamente si riesce ad apprendere meglio. Quindi in effetti tu hai imparato, diciamo così, dei meccanismi del programma. Ah, ok, sì, te l'ho dato. Ok, sì, vabbè. Hai capito i meccanismi, ma non hai capito per bene tutto il funzionamento. Non hai approfondito, se vogliamo provare a dirla così. Eh sì, no, ma pure io. La stessa cosa con alcuni software di editing video, stessa cosa. Ti insegnano quei passaggi, fai sempre gli stessi passaggi, magari non sperimenti perché non hai tempo e quindi non impari le altre potenzialità dei software. Ah, e beh, mo avendo più tempo riesci comunque a gestire anche meglio la cosa. E quindi praticamente sei una graphic designer. Poi quando diventerai famosa potrò vantarmi di averti conosciuta. Eh sì, il fatto che comunque come dici tu, Tiv, da autodidatta, queste cose qua, comunque ti aiutano a sviluppare. Cioè impari
Azza pastor, porta la zappa storta, la zappa storta. Maurizio, Max, Luice. Oh yes, oh yes. Caspita, hai studiato traduzione? Vabbè, tu pare che conosci il russo, poi mi pare che conosci pure il tedesco. Quale altra lingua conoscevi? Ale, scusa se il volume è alto, ma qua purtroppo devo imparare ancora a livellare qua i volumi dell'audio. Oh là là, allora mi faccio da parte, diciamo che le mie lingue straniere sono residui di memoria, gocce di memoria, come direbbe la mitica Giorgia in una sua canzone, Gocce di memoria. E allora a maggior ragione dobbiamo fare aumentare un po' i followers nel canale di Eliza, proprio perché parla quattro lingue. Cara Eliza, posso dirti, anche se le mie lingue straniere non sono particolarmente, non le parlo particolarmente bene, però posso garantirti che fare un esercizio, ad esempio come faccio io nella parte finale delle live, che devo, quando faccio i saluti di chiusura, devo ricordarmi di quello che dico in italiano, perché poi mi devo ricordare di dirlo in inglese, in francese e napoletano. E quindi ti posso garantire che diventa molto ma molto difficoltoso. È un esercizio che tipo dopo aver fatto 4 ore e mezzo di live, come mi è capitato in un'altra occasione, arrivai a un certo punto, arrivai fuso, che iniziai a essere molto veloce nel parlare. E quando ho rivisto quella live in registrazione, perché poi per correggere alcune imperfezioni o alcuni modi di parlare non proprio corretti, mi vado a rivedere le live o mi rivedo i video, e quando ho visto quel video ho detto mamma mia, come sono andato veloce sul finale. Però per dirti che arrivo a un certo punto che non riesci a connettere più. Infatti è stata veramente una delle live più lunghe, quasi 5 ore, mamma mia. E quindi sarà una bella sfida, però potresti sempre farlo, perché i canali multilingue sono pochi, sono veramente pochi, soprattutto da streamer di nazionalità italiana. Vabbè, adesso mo per esempio ci siete voi in live e quindi non sempre parlo ad esempio in inglese, and so I was I apologize if I'm not talking to you in English. I apologize, but in this moment I'm talking to my Italian friends. And so we were talking about multi-language live streaming. And I was saying to my precious moderator Eliza that she will do a multi-language live streaming, and she knows English, French, Russian and German language. So leave
Please pass in our channel and leave a follow. Et alors, je vous demande, je m'excuse avec vous. Pardonnez-moi si je n'ai pas traduit et je n'ai pas parlé en français depuis longtemps. Je vais être très très rapide. Donc, j'étais en train de parler avec l'ami Eliza. Elle parle quatre langues. Le français, l'anglais, l'allemand et le russe. Et naturellement l'italien. Et donc, je lui ai proposé de faire des directs multilanguage. Et naturellement, je lui ai dit qu'il n'y a pas beaucoup de streamers italiens ils font des directs en multilanguage. Donc, je lui ai dit d'essayer de faire quelque chose. Et faire des directs en multilangage, c'est très 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 difficile parce qu'on doit se rappeler de ce qu'on dit dans la langue mère et puis le traduire, voilà. And so I was forgetting to say that to try to stream in multilanguage, it's so hard because you must, and I repeat, you must remember what you say in your mother language, and then you have to translate in other language. And so that's why I say to my French to my friend Eliza to try to do a multilanguage streaming. E voglio, e buona la madre fuori napoletano ovviamente. E allora, innanzitutto, voi che parlate napoletano, capito? Buono l'italiano, quindi. Allora, stai parlando con Eliza, l'amica Eliza, che praticamente conosce quattro lingue a fuori. L'italiano è pure un romano, che sei tu? E c'è Gitte, che ovviamente Gitte Eliza, ma perché non fai diretta pure tu? E magari prova a fare diretta multilingua, e se conosci quattro lingue, cinque, sei lingue. E quindi ha detto perché non lo fa, e poi ci ha spiegato che ovviamente è pure un esercizio abbastanza stressante perché ti ha ricordato che il gait da madrelingua e poi le ha tradurre, e quindi ha diventato stressante. E poi ovviamente ma ci scordate quello che ha detto prima. Comunque mi scuso ancora una volta che con voi che non vi parlate in dialetto napoletano, ovviamente. Quindi se non seguite Eliza, passate al tuo canale suo, lasciate un bello follow, perché voglio una persona, un streamer, una streamer che fa una diretta in più di una lingua, e pensate che se ne conosce sei, cioè un romano, l'italiano, un francese, l'inglese, il tedesco e il russo. Quindi voglio, se non ha conosciuto Eliza, sta qua, che mo faccio so, faccia così, da chat in basso, voi che state guardando in replica questo video, trovate un link per il canale, e mi raccomando, gli da fa un bello follow canale, e così la facciamo crescere. Eliza, scusa, non farci caso, ma mi ero completamente dimenticato della piccola particolarità di questo canale. Ogni tanto mi devo ricordare, come non sempre faccio. Le misaiero, le misoggio, follow. La gemis. Sta parola è di origine francese, a quanto pare. Non solo la gemis, tipo bottiglia, boite. Poi che altra lingua, che altra parola francese che c'è? La boite.
Insomma, ci sono, il napoletano è un misto di varie lingue, la lingua napoletana. Francese, lo spagnolo, l'inglese, qualche parola d'inglese. Dicono che ci siano anche parole di origine turca, quindi. Ok, Ale, grazie ancora per essere passato in live. Se vuoi, oggi pomeriggio dalle 15:30 fino alle 17:30 più o meno sarò in live sul range, quindi se ti riesci fai una capatina, altrimenti non ci sono problemi, ci becchiamo da te sicuramente. Anche Ale Asso, Ale Gragia qua, Ale, chiamiamolo Ale, eh? Facciamo anche lui è un bravissimo streamer. Al momento porta ETS, se non ricordo male, forse pure Farming. Comunque, come sempre faccio, invito a passare nel suo canale. KK, grazie ancora, carissimo Ale, per essere passato in lives. Grazie, thank you so much. Thank you. Grazie assai. Mi avevi fatto compagnia che stamattina. Oh, KK. Ok. Ce la stiamo prendendo un pochettino con calma qua, perché oggi è un po' più lunga la live stamattina. E quindi ci siamo messi un po' con un po' di pazienza. E il suo intanto non mi esce più il link. Devo controllare un pochettino come mai non va. Oh, via, dai, Elisa. Grazie ancora per la splendida compagnia che mi hai fatto stamattina e speriamo che possa uscire al più presto questo libro. Io penso che forse l'una e un quarto, il tempo di finire il contratto sul campo, poi ci sono oggi pomeriggio, insomma, sul Ranch Branch, facciamo body branch. Ciao Elisa, mi raccomando, per il babbo una bella porzione abbondante, così magari poi apporta anche il caffettino il pomeriggio, così lui si scioglie un pochettino. Dice: vabbè Elisa, vai, prendi il computer e fallo diventare un astronauta. Grazie Eliza, buona carica pappatoria. Ah, allora approfitta, portagli pure il caffè se sta mangiando. Dice: babbo, ti ho portato il caffè. Dice: cosa vuoi? Dice: no, non ti preoccupare, nulla di particolare. Dice: mi vado a mettere un attimo al computer, non ti dispiace. Mettigli tanto zucchero così si addolcisce. Non troppo, perché altrimenti poi, insomma, sale il diabete, queste cose qua, non va bene. Il troppo storpia. Carica. Ciao Eliza, a dopo. Almeno così è un po' più realistico.
Oh, via. Ovviamente ci sono i punti canale e potete riscattare anche idratati, bevi, sorseggia, ci sono diverse cose, quindi a 1000 punti si può chiedere di parlare in napoletano e poi vedremo di mettere anche qualcosina di divertente da fare. E con i punti canale si possono anche riscattare i sound alerts, se non ricordo male, quindi e facciamo suonare un po' lo sponsor, un po' di pubblicità a nostro piace. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. E abbiamo fatto conoscere anche un po' l'azienda agricola dell'amico Igino, che è l'azienda I Piani Bio, azienda 100% italiana, 100% biologica, che si trova nell'Umbria. Ovviamente ci tengo a precisare, quello che sto facendo lo sto facendo a titolo gratuito, ecco, lo sto facendo perché anche se è un amico virtuale, diciamo che è bello dare una mano non solo ai canali, quindi diciamo così, in realtà virtuali, ma anche ad aziende, quindi aziende che sono in Italia e quindi producono in Italia, pagano le tasse in Italia. E ovviamente il cibo italiano, io direi, non vorrei dire che è il migliore al mondo, ma è fra i migliori, che va a finire che poi qualche amico non italiano si offende, allora dico, comprate il cibo del vostro paese, ma se state in Italia, voglio, comprate il cibo italiano, i prodotti italiani. I prodotti di Piani Bio sono biologici al 100%, non solo sulla carta, ma nella realtà. Non usano pesticidi, utilizzano i vecchi metodi di una volta. Comunque una cosa bella che sto notando anche nel comparto suoni, da quando utilizzo le cuffie ovviamente, si notano anche i rumori delle parti meccaniche, il ticchettio diciamo così della lama mentre raccoglie il prodotto dal terreno qua. Si sente il rumore del motore, ma si sente anche il ticchettio della meccanica. È un ticchettio cadenzato in base alla rotazione della lama.
So I was very impressed about the sound engine. So I want to say the sound of this game is amazing. I can hear the metal mechanical movements. It's like a cadence or cadence. It will be looks it will be like the engine, diesel engine sound, but this is not the truth. This is a thick metal sound. Et alors j'étais en train de dire que ils ont fait un très bon travail sur le son ici sur le jeu. Naturellement, je sens le son du métal de la coûteuse qui est sur la machine là, et j'entends la cadence avec laquelle elle tourne et elle touche le terrain. Ils ont fait un très 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 bon travail. Quanto siamo? 57%, ok. Ci vuole ancora un pochettino di tempo e quindi alla fine questo campo 36 è ottimo per coltivare, cosa diciamo, in quantità enorme. Magari più là, una volta recuperato un po' di soldini dalla produzione della farina, gradualmente inizieremo ad acquistare un campo più grosso tipo questo qui e naturalmente l'attrezzatura, anche se in realtà ci sarebbe il campo che è, mi pare il 35, che è abbastanza grande, si può coltivare un extra e quindi magari avere i terreni raggruppati in un'unica area, quindi facile da raggiungere. Ci ha scaricato la paglia qua. Speriamo di non rovinare il raccolto qua. Allora direi di andare a prendere il mezzo questo qua, sperando che non si vada a bloccare sul campo, perché beh che il cassone è ancora vuoto, quindi dovremo riuscire ad uscire dal campo qua. Ovviamente tutta la parte che avanzerà dal raccolto l'andremo a portare nel mulino che abbiamo acquistato questa mattina. Thank you.
prossima priorità, quindi espanderci ed acquistare altri campi. Allora, vediamo un attimo una cosa, quando che si raccoglie girasoli. Ok, ci vuole tempo. Ok, quindi devo lavorare un campo, devo lavorarlo, prepararlo e prepararlo per che cosa? La colza. Forse l'orzo. Perché c'ho le galline e farei una scorta di... Vediamo, poi ci pensiamo bene, e ci pensiamo meglio. Facciamo così, facciamo fare lo sbuffo, altrimenti qua fuori campo la paglia non è proprio il massimo. Ecco qua, adesso abbiamo abilitato il carrello per la paglia qua. Diciamo che abbiamo gestito anche al meglio lo scorrimento del tempo a 3x, direi che è stata un'ottima idea. Come stanno gli animaletti, i nostri amici? Vediamo un po'. Allora, qua ci sta. L'erba inizia a scarseggiare. Ok, quindi un po' di erbetta. Ok. Dovrò adibire un'area, piccola area, al deposito mezzi, perché lo spazio in farm là per il momento poco, e quindi devo trovare un metodo e uno spazio da utilizzare senza andare ad intaccare quella che è la normale, l'armonia di questa mappa, che è particolarmente sontuosa, morbida. Non è piatta, ma è abbastanza morbida. And so I was thinking and talking about how to organize the farm, and so I will try to buy another field, and I will try to install the some garage for tractor
and so I will try to optimize the space. So I was thinking that I will buy the field number 35. Should be the field in front of the farm. So I will build a small machinery depot, and I will try to free the space in front of the house. In main terrain of the farm. Allora quasi quasi direi che mi finisco di fare quest'ultima striscia qua, poi svuoto la trebbia e ci vediamo poi oggi pomeriggio alle 15 con Ranch Simulator. Ci divertiremo, ultimamente abbiamo installato anche un bel trampolino. Abbiamo acquistato un quad e andremo a prenderci cura delle nostre mucche, dei nostri vitelli, perché ultimamente sono nati anche dei vitellini, e quindi continueremo un pochettino a mandare avanti l'azienda. Ovviamente produrremo formaggio, tanto formaggio, visto che abbiamo le mucche che in età adulta producono 14 litri di latte ognuna, quindi il doppio di quello che producevano nella scorsa versione, nella precedente versione del gioco. E quindi praticamente il riempimento della latta sarà molto rapido, e quindi scarichiamo la trebbia, scarichiamo il camion, iniziamo a svuotare quest'altra parte e poi ci vediamo alle 15:30 sempre qui sul canale, anzi nel canale qua, sperando di farvi rilassare un pochettino, farvi divertire. E ovviamente per voi che state guardando questo video in replica su Twitch, il video a breve terminerà. Approfitto per ringraziare tutti coloro che stamattina sono passati a salutarmi. Ringrazio Eliza naturalmente per la moderazione, ringrazio anche Ale Asso, eccetera eccetera, nome lungo e difficile. Ringrazio Drift 3131, chi altro ancora è passato stamattina, e insomma ringrazio tutti quanti voi per la grande compagnia. E andiamo avanti, scarichiamo il cassone e ritorniamo nel campo, e poi ci salutiamo nella lingua napoletana con ormai
il famosissimo saluto stato vu buono, che è un saluto in lingua napoletana che è qualcosa di benaugurante. Ovviamente, se siete interessati ad acquistare questo gioco o altri giochi scontati, come sempre vi ricordo che nella descrizione del video trovate il link per acquistare giochi in multipiattaforma, quindi non solo per PC. So I want to say thank you so much everyone for making me a great company during this very long live streaming. I want to say thank you so much to Eliza and the other friends that are based here in the channel to say hello, and they spent a couple of hours of our day, our life, making me a great company and watching my contents. I hope you will enjoy my contents, and if you are watching this video on rerun here on Twitch, the programmation of the channel will go on. And thank you so much. You can find this video on YouTube on Friday, and if you are watching this video on rerun, please don't leave the channel. Thank you. Et alors, je veux qu'il y ait l'occasion pour remercier, pour vous dire merci à vous tous que vous m'avez fait de la très bonne compagnie pendant cette longue directe ici sur Farming Simulator 22. Le rendez-vous, c'est pour cet après-midi à 15h30 avec Ranch Simulator. Nous allons nous amuser. Nous avons acheté le quad. On a fait un peu de choses pour nous amuser. Donc, on va s'amuser un peu. On va produire beaucoup de fromage. Et naturellement, on va prendre soin de notre animal, notre vache, notre taureau. Et donc, on va faire un peu de choses. Si vous êtes intéressé à acheter ce jeu, votre jeu à prix réduit, vous allez trouver dans la description du vidéo le lien pour acheter les jeux multiplateformes à prix réduit jusqu'à moins 70%. Pour vous que vous êtes en train de regarder cette vidéo, à réplique ici sur Twitch, s'il vous plaît, ne quittez pas le canal, la programmation du canal va continuer. Merci beaucoup encore, j'espère que vous avez bien agréé cette matinée. Cette longue matinée avec Farming Simulator 22 ici sur le mât français de la Haute Béron, naturellement dans la ferme Fratelli Capone. Merci. E allora voglio approfitto per ringraziare tutti quanti voi che mi avete fatto compagnia stamattina. Ringrazio Eliza, ringrazio Drift 3131, ringrazio Aleasso, ringrazio Attif e tutto quanto voi che mi avete guardato, ovviamente sia qua in replica in coppa Twitch e in diretta, ma anche a voi che avete guardato questo video in coppa YouTube. L'appuntamento è per oggi pomeriggio i 3:30 e giochiamo a Ranch Simulator e ci divertiamo un po'. Abbiamo cattato un quad, abbiamo creato un trampolino e quindi oggi ci spassiamo un po'. Ovviamente ci pigliamo pure le vaccarelle che ci hanno cattato,
mo sono nato pure due vitelline. E quindi vedimmi, ci rilassano poco pure oggi pomeriggio. E allora approfitto per vi ringraziare ancora per la compagnia che mi ha fatto. Merci beaucoup pour la compagnie. Thank you so much everyone for company. Merci beaucoup pour la compagnie. Grazie assai per la compagnia. E stato buono, aiuto, ciao!